Ehi Google, buongiorno. Ciao Chiara, ti auguro una buona giornata. Ok Google, che impegni ho per oggi? Oggi ci sono tre eventi sul tuo calendario. Il primo è a mezzogiorno e si intitola Andare a fare le ciglia. Poi, alle 13:30, hai Andare a fare una lampada. Il terzo è alle 15 e si intitola Andare a fare le unghie. Ok Google, grazie. Di nulla. Stamattina non ho neanche energia per fare il ciao a tutti, quindi ve lo risparmio per oggi. E diamo il via ufficialmente, infatti scusate le condizioni ma era necessario, nel senso che oggi e domani, quindi sarà un video non delle 24 ore ma delle 48 ore, oggi vorrei registrare un video molto particolare che mi piace tantissimo guardare nei canali stranieri che seguo, però qui in Italia sinceramente non l'ho ancora mai visto, quindi se l'aveste visto, come sempre, mettetemi il link nei commenti, sto straparlando, lo so, dovevo aspettare un attimo ad accendere la videocamera, però volevo filmare proprio questa trasformazione dall'inizio alla fine, senza barare e senza saltare niente, perché appunto oggi e domani staremo insieme e vedrete la mia trasformazione estrema, tra virgolette, ossia faremo una serie di cose che mi permetteranno di passare dalla faccia che ho adesso, dalle condizioni in cui sono ora, cioè super pigiamosa e anche con dei capelli discutibili, senza trucco, eccetera, eccetera, a una condizione più o meno decente o comunque decente nella norma. Quindi tempo ancora 5 minuti di ripigliarmi e poi mi alzo e inizio a fare tutte le cose, tanto avete sentito, come ha detto Google, il primo appuntamento ce l'ho piuttosto tardi stamattina, quindi era anche abbastanza inutile che mi svegliassi così presto, però prima di dare il via alle nostre due giornate di trasformazione, come sempre ricordatevi di lasciarmi un like per vedere altri video di questa tipologia, magari con trasformazioni diverse. Io ne ho visti veramente tanti e mi piacciono tantissimo, cioè mi piace un sacco vedere il prima e la trasformazione dopo, quindi spero che questa idea possa piacere anche a voi, però appunto nel caso lasciatemi un like per vederne altri o anche solo se questo vi è piaciuto, e poi ovviamente ricordatevi di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Quindi adesso tempo di lavarmi la faccia, lavo i denti e poi mi sistemo un minimo, nel senso che mi vesto e no, non posso truccarmi perché devo andare a fare la lampada, quindi dovrete sopportarmi con questa faccia ancora per un po' di ore, e poi appunto fatte queste due cose usciamo in direzione estetista per il primo appuntamento, che appunto sono le ciglia, e così ne approfitto visto che è abbastanza presto in realtà, però almeno ne approfitto e faccio anche un altro paio di cose già che salgo. E non c'entra niente con il video, ma qui c'è chi ha apprezzato parecchio, molto più di me direi, la nuova postazione e soprattutto il nuovo salotto. Ho messo queste coperte, ecco di là me l'hanno già tolta, però le ho messe per evitare che graffiassero tutto, anche se non credo saranno abbastanza, però insomma si spostano addirittura i cuscini e si posizionano come vogliono loro, Nio e Tiffany. Comunque io ho cercato di dare delle parvenze più o meno umane, almeno ai capelli, quindi direi che possiamo andare. Se non sbaglio, anche l'ultima volta che sono andata a fare le ciglia, che doveva essere il 24, il giorno della vigilia, stavo vloggando, quindi anche l'ultima volta le abbiamo fatte insieme. Infatti non sono messe malissimo, sono passate circa 2 settimane, o meglio, l'occhio destro è ancora abbastanza bello, non so se lo state vedendo, ho cercato appunto di sistemare un pochino la faccia e più che altro i capelli, visto che nelle 24 ore, quindi nella prima parte di questo video, cioè nella giornata di oggi, non ho il parrucchiere in previsione, è una cosa che poi ci sarà domani, però appunto ho dato anche una sistemata generale alla faccia per quello che potevo, perché dovendo fare la lampada non volevo truccare il viso, e invece l'occhio sinistro è messo veramente molto molto male, ho le ciglia tutte a ragnetto, quindi è sicuramente il momento di farle. Questa è la prima volta che riesco a vloggare quando sono qui, ma è andata troppo bene perché non c'è nessuno nelle altre cabine, quindi riesco a farvi vedere un pochino delle mie ciglia che pian piano ritornano. Come sempre sono qui da Clay, che è il posto dove le faccio abitualmente. Adesso mi fa super strano parlarvi con gli occhi chiusi, perché credo che sia una cosa che non è mai successa fino ad ora. Cioè, ma un po' in generale, questo qui è tipo il video delle prime volte, perché non credo fino ad ora di aver mai fatto nessuna challenge che dura 48 ore addirittura. Speriamo che almeno ne valga la pena e che il risultato alla fine sia buono. Sulle ciglia vado tranquilla. Ok, puoi aprire? A posto?
Fatte con le ciglia così, comunque, a parte tutto, anche senza trucco, è tutta un'altra cosa. Sono come sempre soddisfatta. Quindi adesso possiamo procedere con la seconda trasformazione di oggi, ossia andare dall'altra estetista a fare le unghie, però non farò le unghie delle mani visto che le ho rifatte settimana scorsa. E ho messo tra l'altro un prodotto che è sempre semipermanente, quindi va sempre scaldato nella lampada, eccetera. Però in realtà è un prodotto curativo, visto che mi si stavano spezzando un po' le mie, ho preferito fare così questa volta. Quindi le mani non le rifarò perché devo tenerlo almeno un paio di settimane, così mi rinforza le unghie. Questo qui ha dentro la vitamina E e un sacco di cose varie ed eventuali che ora non mi ricordo. E oggi appunto rifarò invece il semipermanente sui piedi. Le unghie delle mani sono a posto, ma di quelle dei piedi volevo farvi vedere come sono adesso. Comunque non si può dire la stessa cosa perché ormai sono cresciute parecchio. Io le rifaccio sempre anche in inverno, anche se in realtà le vedo solo io perché poi per il resto del tempo sono sempre super imbacuccata visto che fa freddo. Quindi magari cerco di rifarle ogni 4-5 settimane e adesso sono messe veramente malissimo. Quindi oggi urgeva assolutamente il restauro. Non ho ancora deciso che colore fare, sinceramente, perché con questo qui, che non è un colore che metto di solito, sapete, non mi fa impazzire, però alla fine mi ci sono trovata abbastanza bene, quindi sono quasi indecisa se rimettere appunto una tonalità di rosso oppure fare sempre qualcosa di neutro come faccio di solito, perché così si abbina anche con le mani, anche se appunto in realtà non è che si vedano tantissimo. Vabbè, adesso finisco di prepararmi e iniziamo. Sono qui nella cabina dall'estetista, non posso urlare più di tanto perché nella cabina di fianco in questo caso stanno facendo dei trattamenti e non voglio disturbare nessuno. Comunque abbiamo, anzi, mi hanno già rimosso il semipermanente. E adesso ho i piedi a bagno, credo per 5-10 minuti, e poi dovrò scegliere lo smalto da mettere. Base già fatta e sto per mettere il colore. Alla fine ho scelto di mettere il bianco latte, il Funny Bunny, quello che ogni tanto metto anche sulle mani. Adesso forse non sta tantissimo mettendo a fuoco, ma appena abbiamo finito, tanto questa è la prima mano, poi ve lo faccio vedere una volta completo. Piedini finiti, il risultato finale è questo. Mi piacciono un sacco, ottima scelta. Mi sa che poi lo metterò anche sulle mani la prossima volta. Adoro questo colore perché è un bianco ma non è troppo intenso, è proprio bianco latte. Ultima trasformazione di queste prime 24 ore quasi compiuta. Adesso sto andando a fare la lampada. In realtà sarei voluta andarci prima di andare a fare i piedi, però siamo andati un pochettino lunghi con le ciglia perché erano messe veramente molto male, quindi visto che qui non avevo nessun appuntamento, non è stato nulla di grave e andiamo a fare la lampada adesso, che tanto cambia relativamente poco. Eccoci qui, sono nella cabina per fare la trifacciale. Ti direi che non sono abituata a fare la lampada perché mi sono totalmente dimenticata un elastico per i capelli, però cercherò di metterli indietro il più possibile. So che tutti di solito fanno la lisa facciale, se non sbaglio, però a me non so perché negli anni ho notato che non è bronza, quindi preferisco sempre fare la trifacciale, che dura anche qualche minuto in meno, che non basta perché mi annoio tantissimo di solito. Ok, 12 minuti, ci siamo. Purtroppo la luce adesso non è delle migliori e in realtà non so bene se sia tipo un effetto dovuto al fatto che mi sento un pochino accaldata, però mi sembra che la lampada abbia preso e ci sia una netta differenza tra come ero poco fa e come sono adesso, cioè per essere stata lì 12 minuti mi sembra che un po' di colorito ci sia, però secondo me il risultato effettivo lo vedremo poi con calma domani, anche perché per queste prime 24 ore la nostra trasformazione è completata e poi appunto ci rivediamo domani mattina per la seconda trasformazione, quindi la seconda parte delle nostre 48 ore, che tra l'altro è quella che sono più ansiosa e che non vedo l'ora di fare insieme a voi, insomma, non vedo l'ora di vedere il risultato, perché in realtà anche se domani ci saranno meno trasformazioni rispetto a oggi, secondo me saranno quelle più evidenti e con un risultato più immediato. E poi sono curiosa, ho tenuto apposta mentre ero a fare la lampada la spallina del reggiseno, che di solito la toglievo, era un annetto, è anche un annetto e mezzo, forse
Sì, un annetto e mezzo che non andavo a fare la lampada, perciò non è una cosa che sono abituata a fare, però di solito mi ricordo che toglievo proprio le spalline in modo da avere tutta la zona del décolleté libero, invece le ho tenute apposta così domani valutiamo insieme effettivamente quanto ha preso o se ha preso e non ha preso. Vabbè, insomma, a domani mattina. Ore 7:28 del nostro secondo giorno di trasformazione, siamo pronti a partire per Milano. Oggi sveglia abbastanza presto, sono già in autostrada in direzione Milano perché oggi diamo il via alle nuove 24 ore di trasformazione, che saranno quelle con la trasformazione più evidente, secondo me, anche se devo dire che la lampada, non so se ora lo vedrete perché c'è un sole terribile, proprio puntato addosso a me perché sta sorgendo, no, sorgendo no, però si sta alzando adesso, abbiamo ancora un bel po' di strada, quindi il sole è quasi appena spuntato. Comunque non so se lo state vedendo, ma penso che poi facendo il confronto tra le riprese del primo giorno e quelle finali di oggi, secondo me la differenza tra quando non avevo fatto la lampada e adesso che l'ho fatta si vede, cioè ha preso abbastanza, anche se appunto ne ho fatta solo una. Invece per quanto riguarda tutta questa parte, non sto neanche a farvi vedere, avevo tenuto la spallina apposta, ma è stato inutile perché mi sembra che non ci sia nessuna differenza tra prima e dopo. Sul viso la noto di più, si vede che sul viso ero molto più pallida. Sono arrivata a Milano e sono in direzione Arbis, come sempre. Oggi ho intenzione di tagliare un pochino i capelli, qua perché sono rovinate e un qua perché sinceramente questa lunghezza, boh, inizia a stufarmi. E poi volevo fare dei colpi di luce, ma non troppo chiari, però che diano un po' di movimento al colore, perché in tanti mi avete scritto che effettivamente il colore così omogeneo a volte può fare quasi l'effetto parrucca, quindi penso di fare queste due cose, ma insomma, work in progress. Trasformazione quasi completata, si vedranno meglio quando saremo a casa perché ho cercato di mettermi in una posizione dove non ci batteste il sole diretto, ma oggi sono stata fortunatissima, è una giornata di super sole a Milano, quindi mi sta diventando un po' difficile farvi vedere il colore, magari posso provare così, però così siamo in controluce. Vi assicuro che è venuto qualcosa di bellissimo e anche la lunghezza dei capelli mi piace veramente tantissimo, ve l'avevo detto, lo immaginavo già che questo tipo di cambiamento sarebbe stato quello in cui c'era più evidenza tra il prima e il dopo. Ecco, forse sono riuscita a trovare una posizione più decente in cui farveli vedere. No, però il sole mi colpisce lo stesso. Va bene, niente. Li guardiamo meglio a casa, dove andiamo a fare l'ultima trasformazione finale di queste 48 ore. In teoria adesso il colore dei capelli dovrebbe vedersi un pochino meglio, ma penso che si vedrà perfettamente alla fine della trasformazione. Io comunque mi sono completamente struccata, così cerchiamo di creare un vero e proprio trucco che in qualche modo riesca a trasformarmi. Intanto mettiamo un po' di primer, questo qui è quello di Hourglass, si chiama Veil, penso, o Vile, non lo so, potrebbe essere anche in tedesco. Questo qui è super super uniformante, è molto molto leggero sulla pelle, però fa benissimo il suo lavoro, lo sto usando da quando l'ho ricevuto e mi piace veramente tantissimo, ma un po' come tutti i prodotti di questa linea. Prima di passare al fondotinta mettiamo già un po' di primer anche sugli occhi, questo qui è il solito di Too Faced, lo Shadow Insurance, così poi andiamo a mettere tutti gli altri prodotti e nel mentre dovrebbe essere asciutto. Adesso non si vedrà più di tanto per via delle luci, ma con la lampada sono un po' abbronzatina, quindi vado a utilizzare questo fondotinta di Benefit che è l'Hello Happy nella colorazione 5, quindi quella un pochino più scura che utilizzavo direttamente a fine estate perché appunto avevo ancora un po' di strascichi di abbronzatura, e lo metto solo nelle zone strategiche perché
non vado a coprire tutto quello che ha fatto la lampada, voglio solo uniformare dove ci sono i rossori, quindi ne metto un po' nella zona T e nella zona delle guance e un pochino anche sulla fronte, anche se non ho particolari rossori. Devo dire che forse ho mangiato meglio in questi giorni, però tutte le imperfezioni e le cose strane che avevo a inizio settimana sono passate, non diciamolo troppo forte. Visto che non ho tantissime occhiaie, vado solo con questo correttore che è il Double Wear di Estée Lauder. Utilizzo il 2C Light Medium e vado a stenderlo nella zona delle occhiaie in questo modo. Mi allargo anche un pochino, ma non voglio troppo andare a coprire questa sorta di abbronzatura che si è formata, se no sarebbe stato totalmente inutile andare a fare la lampada. Lo scaldo prima un pochino con le dita senza stare a distribuirlo troppo e poi vado a stenderlo bene invece utilizzando il pennellone, quello solito. Questo qui mi chiedete sempre che pennello sia, è quello di Mesauda 508, l'ho usato talmente tanto che si è cancellato quasi il numero, quindi tra un po' non saprò più dirvelo perché adesso riesco ancora a intravedere una parte di 8, ma mi sa che ci sta abbandonando. Ovviamente cipria per fissare il tutto, la solita di Make Up For Ever. Adesso comprerò la versione più grande, questa qui è comoda da portarsi in giro, però sinceramente la uso talmente tanto che mi dura troppo poco, quindi non mi conviene. La metto solo sulla punta del naso, quindi nella zona T, che tende comunque a lucidarsi anche se mi sono passate le imperfezioni, e poi appunto tutta nella parte dove abbiamo messo il correttore. Passiamo alla terra, vado a scaldare un pochino l'incarnato, ma veramente pochissimo, la metto solo in questa zona e un pochino sotto il mento per andare a creare una sorta di contouring, quindi qua sono un pochettino con la mano più intensa rispetto a come sono stata sulle guance, proprio perché voglio andare a creare questo effetto di un minimo di sculpting, ma non tantissimo, e la stessa cosa la faccio anche qui sulla fronte, che tra l'altro è dove la lampada ha preso meno. Non so spiegarmi il motivo, perché sono stata immobile nella stessa posizione per 12 minuti, però non ho comunque una abbronzatura omogenea come in estate. Naked Cherry di Urban Decay, e andiamo prima di tutto a prendere il colore Hot Spot, che è un bianco chiaro, sì, uno champagnino, un bianco sporco, sinceramente non so bene come definirlo, e lo uso per uniformare tutta la palpebra fino sotto all'arcata sopraccigliare. Ecco, adesso che ho detto arcata sopraccigliare mi è venuto in mente che mi sono dimenticata uno step fondamentale, quindi faccio anche l'altro occhio e poi andiamo a ridefinire leggermente le sopracciglia con il solito prodotto di Pupa, quello che mi piace tantissimo, che è questo qui, l'Easy Brow Intense Powder, polvere sopracciglia intensificante. Io uso la colorazione più scura, la 003, da quando ho scurito i capelli, e penso che continuerò anche adesso perché comunque ho fatto delle schiariture, ma la base è sempre piuttosto scura, quindi penso che questo sia il colore più adatto. E poi vado a fissarle sempre con un prodotto di Pupa, questo qui è l'Eyebrow Plumping Gel ed è la colorazione più chiara, quindi praticamente vado a dare un po' di dimensione perché si mixa il colore più scuro con quello leggermente più chiaro. Utilizzo questo colore che è Felt come colore di transizione, ma cerco di stare molto sopra la piega dell'occhio così da andare leggermente ad aprirlo. Visto che ce l'ho incavato, ho notato che facendo in questo modo sembra che l'incavo si annulli un pochettino, comunque migliori la situazione. Perciò lo vado a mettere praticamente leggermente sopra la piega dell'occhio e lo sfumo bene bene. Poi vado a prendere un mix tra Privacy e Devilish, che quindi sono il marrone più scuro e il borgogna scuro della palette, sono entrambi opachi, e vado a stenderli solo nella parte esterna dell'occhio, quindi più o meno da tre quarti in poi, e poi sfumo ben bene in modo che si uniformino con il colore che abbiamo appena steso. Con un pennellino piatto vado a prendere una punta di Juicy e la metto picchiettandolo solo nella parte iniziale dell'occhio. Poi riprendo Hot Spot e vado semplicemente a intensificare l'arcata sopraccigliare, così mi creo un altro punto luce.
Pennellino a penna e riprendo il mix che ho usato nella piega dell'occhio e vado a stenderlo nella rima inferiore, fermandomi più o meno a tre quarti, cioè lascio libera la prima parte dell'occhio. Fumo un pochino anche questo colore e poi con il mitico gel eyeliner, questo qui di Hourglass, il gel trio eyeliner, quello che ho anche ricomprato, di cui vi parlavo nei vlog, vado a creare la mia riga di eyeliner, non troppo spessa ma neanche troppo sottile, e vado a metterne anche un pochino all'interno della rima inferiore. Tra l'altro questo qui veramente è l'unico prodotto che riesce a durarmi nella rima inferiore per tutto il giorno, e non sto scherzando, eventualmente la sera devo solo fare un ritocco, ma dura veramente tantissimo, stra consigliato, ma penso di avervelo già detto nei vlog perché quando l'avevo ordinato e lo stavo aspettando vi ho fatto una testa così. E nella parte finale dell'occhio vado a utilizzare l'eyeliner vero e proprio, questo qui è il Tattoo Liner di Kat Von D o Kat Von D, e vado a creare la mia codina abbastanza lunga all'esterno dell'occhio perché mi avete detto che è un altro trucchetto che me li rende meno incavati, quindi faccio una riga piuttosto spessa e soprattutto un bel po' allungata. Un velo di blush e utilizzo il solito di Make Up For Ever, che trovo veramente bellissimo, si può modulare quindi va benissimo anche se il trucco occhi è un po' più pesante. Vado a disegnare il contorno labbra con la solita matita di Huda Beauty, la Muse. E poi vado a utilizzare la tinta Spice Girls. E a questo punto possiamo ufficialmente decretare la trasformazione completata. Direi che nelle ultime 48 ore abbiamo avuto una netta differenza tra com'ero quando mi sono svegliata e ho acceso questo video, quindi tipo se andate all'inizio del video e poi saltate subito adesso, praticamente dovreste vedere una trasformazione molto evidente, però aspetto di sapere nei commenti da voi quale voto mi date. Io al mio risveglio mi sarei data un 1,5/2 per essere gentili, perché lo 0 dai non si può dare, è proprio un voto brutto. E adesso direi un 6,5, 6 al 7, 7, sinceramente non lo so, aspetto di sapere da voi quale voto mi date. Vi risparmio tutta la parte della trasformazione outfit perché eventualmente se voleste vedere altri video di questa tipologia, la scelta dell'outfit adatto e comunque la creazione e l'abbinamento degli accessori lo lascerei per quel video, perché immagino che questo sia già venuto eterno, anche perché sono 48 ore che registro. Spero le prossime volte di stare all'interno delle 24, così vediamo la trasformazione appena sveglia e il risultato prima di andare a dormire. Comunque se mai poi vi metto la foto dell'outfit che vado a mettermi adesso direttamente nell'anteprima del video. Ora vediamo come riesco a fare, in ogni caso smetto di parlare, aspetto di sapere tutto nei commenti qui sotto e mi raccomando ricordatevi di darmi un voto. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!